Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Io sono Anita e come sempre questo è Curiosando Lanzarote. Quest'oggi sono qui a Costa Teghise per farvi vedere quali sono le conseguenze e i danni che hanno purtroppo lasciato le forti piogge dei giorni scorsi. Per chi ha visto e chi non l'abbia ancora fatto, lo vada a vedere il video dei giorni scorsi sotto la pioggia. Vi posso dire che per quanto riguarda Arrecife, ovvero la capitale dell'isola, ci sono stati diversi danni, soprattutto le strade erano completamente allagate, il centro era impraticabile e per chi stesse camminando a piedi l'acqua arrivava ad altezza marciapiedi, quindi vi lascio solo immaginare. Per Puerto del Carmen fortunatamente non ci sono stati grandi danni e anche qui a Costa Teghise devo dire che la pioggia ha generato disagi, ma fortunatamente sembra che non abbia causato danni da nessuna parte. Detto questo ragazzi, io vi porto con me a vedere un po' qui a Costa Teghise com'è la situazione oggi, sperando che non piova, perché voi vedete un piccolo pallido sole, però ha appena smesso di fare le solite 4 gocce di pioggia, quindi io mi incammino e andiamo a vedere. Come vedete purtroppo, per esempio qui alle mie spalle, io sono alla Playa de las Cucharas e questi sono i residui della pioggia mista alla sabbia che è stata trasportata dal vento, più il terriccio nero tipico delle Isole Canarie con acqua, tutto accumulato qui nel passeo marittimo. Sicuramente verrà pulito nei prossimi giorni, però a oggi quello che troviamo qui è questo.
anche in questo pezzettino di strada, come potete vedere, è formato un deposito di terra e sabbia. Ragazzi, oltre ai danni che ha portato la pioggia, volevo farvi vedere il mare oggi perché ha dei colori veramente spettacolari. Spero che si possano vedere dal video. Questa che potete vedere qui è la Caleta del Re e purtroppo, un po' per le forti piogge, un po' per le mareggiate che ci sono state in questi giorni, purtroppo non abbiamo praticamente più sabbia. Speriamo che presto la riportino perché qui il mare ha dei colori veramente belli ed è un bellissimo posto. Bene ragazzi, prima di salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video, mi volevo scusare per la qualità delle immagini di oggi, ma purtroppo essendo entrambe, sia io che Andrea, in giro per fare dei video e avendo solo uno stabilizzatore per il telefono, ho cercato di fare del mio meglio e chissà, magari con i prossimi soldini che ci arriveranno ne compreremo un altro, così da non avere più nessun tipo di problema. Detto questo ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento come sempre alle ore 20 su Curiosando Lanzarote. Ciao.